La demo di Assassin's Creed 2, presentata alle 3 2009, ha rivelato un cambio di direzione per il brand Ubisoft. Un nuovo personaggio con nuove motivazioni, innanzitutto, laddove il taciturno ed inespressivo Altair viene sostituito da Ezio Auditore, il quale unisce una natura estroversa all'uccidere più per necessità e per vendetta che per un credo. Molti cambiamenti porta anche il cambio di setting, che abbandona la sabbiosa Terra Santa in favore di un'Italia in piena fioritura rinascimentale, tra Venezia, Firenze e la campagna toscana. Per quanto ad una prima occhiata il gameplay possa sembrare caratterizzato dalle medesime caratteristiche viste nel predecessore, si possono notare alcune interessanti novità. In primis è stata completamente abbandonata la struttura di investigazione che precedeva gli assassini del primo episodio, unanimemente riconosciuta come ripetitiva e piuttosto noiosa. Al suo posto troveremo quindi tra le 15 e le 20 missioni autoconclusive e tutte diverse tra loro, come accade in altri free roaming tradizionali. Interessante la conferma della presenza di missioni secondarie sparse nella campagna toscana, dove troveranno spazio anche piccole città come Forlì. È evidente inoltre l'intenzione degli sviluppatori di rendere gli incarichi il più possibile vari, come esplicitato nell'assassinio mostrato nella demo, che si snoda attraverso un complicato percorso che prevede scalate, uccisioni, un combattimento a viso aperto ed addirittura una sequenza in volo. Per quanto le movenze e la scalata di Ezio rimangano identiche a quella di Altair, vi sono alcune interessanti novità. In primis, la doppia lama nascosta nelle maniche, che avrà naturalmente diverse occasioni per essere utilizzata. Inoltre, nuove uccisioni silenziose, un'intelligenza artificiale più attenta e realistica, ed il disarmo, che permetterà ad Ezio di brandire oltre 30 armi bianche strappandole dalle mani nemiche. Sempre riguardo al combattimento, è importante sottolineare che ancora una volta i nemici attaccheranno uno alla volta, pur essendo spesso in gruppo. A parte le armi tradizionali, Ezio sarà dotato di interessanti diversivi, come una bomba fumogena utile per far perdere in fretta le sue tracce. Sempre riguardo all'arsenale, è stata suggerita l'introduzione di una pistola, anch'essa nascosta nella manica del protagonista. Il setting veneziano, ricco di corsi d'acqua, verrà sfruttato introducendo altre due grosse novità. In primis la possibilità di nuotare, cui si ammicca alla fine della demo, ed inoltre l'abilità di guidare barche, tra cui le caratteristiche gondole. Dal trailer rilasciato in occasione della fiera è inoltre possibile intuire una nuova feature, in seguito confermata dagli sviluppatori, che permetterà al giocatore di pagare piccole cifre a malviventi e prostitute per ottenere favori, come diversivi da utilizzare intelligentemente durante le missioni. A questo proposito è stata confermata la presenza nel gioco di un sistema economico, anche se i dettagli per ora scarseggiano. Particolarità del titolo chiacchierata sin dai primi teaser trailer è la presenza nel plot di diversi personaggi storici dell'epoca, tra cui spicca sicuramente la figura di Leonardo da Vinci, scienziato ed artista toscano che a causa della grande amicizia con il protagonista Ezio Auditore lo supporterà con le sue invenzioni ricavate dai suoi disegni storici, come il deltaplano visto nella demo. La sequenza in volo cui la prodigiosa invenzione dà vita è ulteriormente ampliata dalla possibilità di attaccare le guardie a terra e dalla necessità di seguire un percorso segnato da dei falò, accesi per far sì che il calore tenga in quota l'antiquato velipolo. Pur presentando una sfida al giocatore, questi checkpoint dissimulati fanno intendere anche una certa linearità nell'incedere, che speriamo possa venire meno in altre missioni. A livello di gameplay è stato confermato anche il ritorno di Desmond e dell'Animus, anche se per ora non vi sono ulteriori dettagli in merito. Nel complesso, i lavori in corso su Assassin's Creed 2 sembrano procedere nella direzione giusta. Il setting del Rinascimento italiano si rivela decisamente più ispirato e l'abbandono delle noiose investigazioni non può che giungere come notizia gradita. Molta più varietà sembrano presentare le missioni e speriamo che la relativa linearità finora dimostrata trovi un po' più di respiro nel prodotto finito. Il comparto tecnico ha finora regalato visuali estremamente pulite e ricchissime di dettaglio. La magia di Venezia è stata colta in pieno e siamo solo curiosi di vedere cosa gli sviluppatori riusciranno a fare con Firenze. Da qui al 20 novembre, data di rilascio del titolo su tutte le piattaforme, saremo senza dubbio in grado di avere altre occasioni per qualche prova diretta. Rimanete quindi con noi per tutti gli aggiornamenti. Wait, I'm sure we can come to an arrangement. I'll give you anything you want. Name your time. Make this sacrifice for the greater good. Requiesca in pace.